Confindustria per la vendita dell'Ilva non fa il tifo per nessuno, è equidistante dalle diverse cordate. A sottolinearlo da Taranto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, all'Assemblea Generale degli Industriali, cui hanno partecipato anche il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, e i commissari straordinari dell'Ilva, Piero Gnudi e Corrado Carrubba. L'aspettativa del mondo degli industriali è che quanto prima si risolva la vicenda legata al siderurgico e si riproponga una questione di competitività dell'industria. L'Ilva deve continuare a vivere perché è parte di una filiera industriale determinante per il paese. Ricordiamo che il nostro è un paese di trasformazione, compriamo materie prime e vendiamo nel mondo prodotti e servizi. Avere un'industria cosiddetta primaria, competitiva nel paese è determinante per l'intero indotto dell'industria italiana, e non solo per una questione territoriale legata a Taranto che chiaramente ci lega con il cuore e con la testa. È importante che il gruppo riprenda l'attività, la strategia è dunque quella di salvare le imprese, ma l'attenzione non deve essere rivolta solo all'Ilva, ma anche verso l'industria di altri settori, perché la questione industriale deve diventare strategica per tutto il paese. Siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa dopo i tedeschi. Sull'industria dobbiamo puntare, in particolare qui al sud. Occorre un grande piano d'azione che parla proprio dell'industria. L'Ilva è un asse strategico per il paese, non soltanto perché è uno dei più grandi e dei più belli stabilimenti del mondo, ma perché molta parte dell'industria della trasformazione del metallo, che costituisce un'eccellenza dell'industria italiana, dipende da Taranto. Speriamo che le procedure di privatizzazione siano le più veloci possibile, perché c'è bisogno di restituire l'impresa a una gestione privata dopo anni di commissariamento che comunque devono essere superati, e quindi credo che lo sforzo di tutti sia fare il possibile perché al più presto l'Ilva torni in mano a imprenditori privati. La sfida dell'ecocompatibilità è una sfida che ci appartiene sin dal primo momento. Noi siamo convinti che questo si possa fare e si debba fare. Ma oltre questo noi vorremmo anche tentare di spiegare alla nostra comunità che le imprese ci sono. Le imprese hanno già mosso passi considerevoli, delle eccellenze le abbiamo diversificato prodotti, mercati. Siamo pronti e siamo pronti anche a cogliere tutte quelle opportunità che ci rinverranno sia dal CIS che dall'accordo di programma, quindi dal tavolo sotto l'egida del viceministro Bellanova. Noi ci siamo sempre stati e siamo pronti a continuare il nostro percorso.